di aspettativa. Ma nel momento in cui viene l'aspettativa, mi danno la carta, guarda, tu puoi dare un'aspettativa, ci vai alla tal data. Peccato che l'anno fosse il 2020 e poco prima di quella data arrivò il Covid. Quindi congelarono la mia aspettativa, passai il mio primo anno di, scusate, la prima pandemia al lavoro in ospedale, ovviamente, insomma, quindi ho avuto anche modo di toccare con mano quello che oggi conosciamo ormai abbastanza bene. Dopodiché a giugno del 2020 sono stato in aspettativa, dopo pochi mesi mi sono licenziato volendo cominciare a lavorare direttamente con la biblioterapia. Oggi tengo laboratori, lavoro da libero professionista, collaboro con l'Università di Verona, tra poco inizieremo un master in biblioterapia per i professionisti, un master di primo livello. E oggi specificatamente sono proprio qua con voi che parlo di biblioterapia, quindi anche voi fate parte del mio percorso di un luogo dove vado a parlare di biblioterapia e porto questo concetto così particolare che non è affatto nuovo. E adesso voglio aprire e illustrarvi un po' meglio il concetto con qualche slide per indicarvi e spiegarvi meglio di cosa sto parlando. Allora, vediamo se mi riesce. Perché non mi compaiono le slide? No, questo non può essere. Eccolo qua, vediamo se riesco a condividere. Mi dite se state vedendo correttamente il slide? Si ci vede. Perfetto, grazie. Parliamo intanto del termine biblioterapia e vediamo da dove viene e quali sono le definizioni. Sono tante le cose che vorrei dirvi, ma purtroppo dovrò correre per farci stare tutto. Origini del termine, da dove deriva questa parola? Beh, qua siete del classico, voi sapete tutto. Biblion per libro, terapeia o epateia dal greco antico per indicare la terapia, ma per indicare la terapia non in senso, diciamo, sanitario. O epateia vuole indicare lo stare accanto a una persona, prendersi cura di una persona, in questo caso attraverso i libri. Quindi un senso di cura molto più ampio di quello a cui siamo abituati. Considerate che biblioterapia è una traduzione italiana perché la traslazione dal greco antico al latino è andato all'inglese. Noi traduciamo biblioterapy e la traduciamo come biblioterapia, ma la concezione iniziale aveva appunto questa concezione molto più ampia di cura, di to care, non di to cure in inglese, quindi un prendersi cura, un prendersi carico della persona. Parliamo di definizioni. Le definizioni sono varie. Qua voi vedete che c'è una definizione del 1939. Questo vi indica già che la biblioterapia ha una storia già lunga, è già un secolo, più di un secolo che esiste. Brian qua ci dice la prescrizione di materiali di lettura per sviluppare la meditazione, nutrire e preservare la salute mentale permette al lettore di scoprire che esiste più di una soluzione ai suoi problemi, nonché di vedere le sue emozioni a confronto con quelli degli altri. Noi abbiamo tutta una serie di definizioni che ci vengono da diversi specialisti della biblioterapia. La biblioterapia, Smith ci dice nell'89, è uno strumento che può essere usato per promuovere la salute attraverso i libri. Andiamo sempre di più verso un'indicazione di benessere. Hayek nel 93 dice l'uso dei libri per aiutare le persone a risolvere i problemi. L'opportunità che ci dà il libro è quello di imparare a sviluppare le nostre capacità di problem solving. Un libro ti permette di guardare i problemi da un punto di vista diverso e di concepire soluzioni differenti e quindi di ampliare la possibilità di risolvere questi problemi.
Cohen è un'autrice particolare perché era una ricercatrice infermiera che si occupava proprio dell'utilizzo della biblioterapia in ospedale e diceva: la biblioterapia è l'uso terapeutico della letteratura con la guida o l'intervento di un terapista. Ad un certo punto ho cominciato a scrivere anch'io di biblioterapia e ho cominciato a ragionare su un mio concetto di biblioterapia. La biblioterapia è l'uso, anzi, non è mio. In realtà, quello che io faccio con la biblioterapia è quello di trasportare il modello anglosassone nell'ambito italiano. Infatti, il mio sito si chiama Biblioterapia Italiana, non a caso, perché voi pensate com'è il sistema sociosanitario americano, dove è nato il grosso della biblioterapia. E come non sia possibile trasferirlo completamente in Italia. Il lavoro che facciamo oggi è quello di trasportare il concetto e il modello di biblioterapia in un ambito italiano. La biblioterapia è quindi l'uso creativo e ragionato dei libri per raggiungere un obiettivo grazie alla guida o all'intervento di un facilitatore. È un uso creativo, quando noi utilizziamo i libri, utilizziamo tutti i tipi di libri, utilizziamo i romanzi, utilizziamo i racconti, la poesia, utilizziamo i graphic novel, i silent books, utilizziamo qualsiasi cosa e utilizziamo un sacco di modi anche incrociati. Io faccio biblioterapia da solo, ma lavoro anche con un arpista, ma lavoro anche con una storica dell'arte. Quindi un'unione di più registri artistici e narrativi che ci permettono di creare modelli biblioterapeutici. Ma è anche una cosa ragionata, io uso la creatività, ma ragiono e creo un processo che mi permette di lavorare in modo scientifico su quello che faccio. E lo faccio per raggiungere degli obiettivi. Qual è la differenza tra un gruppo di lettura e un gruppo di biblioterapia? Che il gruppo di lettura lavora sul libro e su quello che c'è nel libro. Il gruppo di biblioterapia invece ha obiettivi diversi, che possono essere obiettivi di tipo in ambito sociosanitario, di prevenzione della malattia, di promozione della salute, in ambito clinico per la cura, in ambito riabilitativo, ma anche per tutte le persone quando parliamo di crescita personale. E quando raggiungiamo l'obiettivo lo possiamo fare con la guida o l'intervento di un facilitatore. La guida quando dà indicazioni di massima, l'intervento specifico quando lavora in modo sostanziale, questo lo si fa soprattutto nei gruppi. Velocemente, la storia della biblioterapia. Beh, noi partiamo dall'antichità e voi che state studiando in un liceo conoscete meglio di me tutto quello che riguarda il valore del libro all'interno della storia. Si dice che all'ingresso della biblioteca di Alessandria d'Egitto ci fosse scritto un cartello con sopra inciso Farmacia per l'anima. I libri già da allora considerati in qualche modo come un farmaco. Solano da Efeso in Grecia prescriveva la visione di tragedie a determinati pazienti. La mia tesi magistrale l'ho svolta sulla letteratura consolatoria medievale e il confronto con la biblioterapia moderna, ma anche se la letteratura consolatoria non era un canone istituito nel Medioevo, oggi che la studiamo ci rendiamo conto che già a quel tempo determinati autori venivano utilizzati per ragionare sulle proprie difficoltà. E parliamo di letteratura antica, a partire da Omero, Virgilio, Ovidio e via discorrendo, Seneca, che poi è un po' un ponte, Seneca, che tra l'altro utilizziamo tantissimo anche oggi, ma anche gli altri sostanzialmente, e quella specificatamente dell'ambito medievale, e quindi parliamo di Agostino, di Ambrogio, ma anche la letteratura laica, e quindi le nostre tre corone, Dante, Petrarca e Boccaccio, utilizzati all'interno di quella che possiamo oggi considerare biblioterapia, che allora possiamo definire meglio come letteratura consolatoria. Nei libri che parlano della storia della biblioterapia c'è questo 1272 che ci dice: al Cairo, in questa data, si utilizzava la lettura del Corano come una qualche forma di cura. Allora, distinguiamo molto bene la questione. Io la indico perché i libri di storia della biblioterapia ne parlano. Ma quando parliamo di biblioterapia non parliamo di un'attività quasi magica, come dire, io leggo e leggendo le parole di Dio io guarisco. Non è un'attività apotropaica, è un'attività invece che nasce proprio dalla letteratura, che è un'altra cosa. Infatti questi tre personaggi, che non sto a indicarvi specificatamente, ma c'è un Vincenzo Chiarugi, che è
un psichiatra italiano al tempo del Granducato di Toscana, descritto in un bellissimo libro di Oriana Fallaci, Un cappello pieno di ciliegie, che ce ne fa un bel quadro. Beh, questi psichiatri furono i primi che istituirono cliniche psichiatriche dove non si utilizzavano le sbarre, dove non si utilizzavano le cinghie per legare i pazienti, dove non si costringevano e non si utilizzavano metodi veramente inumani, ma si rendeva umana una pratica che fino a quel momento non lo era, e all'interno di questa pratica c'era anche l'utilizzo della lettura. Ed ecco perché entrano a pieno titolo all'interno di un'attività che riguarda la nascita della biblioterapia. Ma il vero nucleo centrale della nascita della biblioterapia è quella che ha come data il 1916. In questo anno Samuel Crothers, questo ministro di culto, che era anche un saggista, scrive questo saggio in cui parla di questo suo amico, un saggio inventato, in cui parla di questo suo amico che ha un ambulatorio e che accoglie persone a cui consiglia libri per i suoi diversi malanni. È una pietra miliare questa, perché già prima ci sono tutti questi aspetti preparatori, propedeutici alla biblioterapia, ma con Samuel Crothers qualcosa è cambiato. C'è un qualcosa di scritto che comincia a ragionare sulla possibilità che i libri ci diano davvero uno stato di benessere. 1937, invece, questo William Menninger, psichiatra, che possedeva, quando parlo della differenza tra Italia e Stati Uniti, in Italia nessuno possiede una clinica psichiatra, lui e suo fratello invece possedevano una clinica psichiatrica, erano psichiatrici, lavoravano dentro, e scrisse il primo articolo scientifico sulla biblioterapia, indicando come si poteva inserire in questo ambito l'utilizzo della lettura e quale fosse, ad esempio, il ruolo del bibliotecario affiancato allo psichiatra per fare un'attività di questo tipo. Non si era mai visto prima un bibliotecario lavorare in un ambito medico, a fianco di un medico. Ecco che qua comincia ad entrare in una dimensione addirittura clinica l'utilizzo della letteratura. Questo è uno stralcio da un libro che parla della storia della biblioterapia, e potete vedere questa doppia linea. Una linea che riguarda l'aspetto medico della biblioterapia, quindi l'utilizzo della biblioterapia in ambito medico, e un utilizzo invece della biblioterapia in ambito non medico, perché per voi che fate studi umanistici non sto indicando l'utilizzo della biblioterapia come qualcosa che riguarda l'aspetto sanitario, perché nell'ambito della nostra vita, della vita di tutti quanti, i libri possono aiutarci in un processo di crescita continua e di acquisizione di nuove capacità, in un ambito che è assolutamente diverso da quello sanitario. La biblioterapia non è un gesto riparativo, diciamo così, non è un'attività di cura per una malattia, tra poco lo vedremo meglio, ma può essere un'attività di crescita che va al di là del problema, ok? Che si installa laddove qualcuno vuole fare un percorso di crescita. Qua nuovamente queste doppie linee che indicano entrambe due possibilità diverse di lavoro. Karen Schroth nel 1949 era una dottoranda che scrisse la sua tesi di dottorato sulle dinamiche della biblioterapia, che ancora oggi utilizziamo, e tra poco ve le indicherò. Seconda parte del Novecento, considerate che nella prima parte del Novecento negli Stati Uniti la biblioterapia la utilizzavano con i veterani della prima e la seconda guerra mondiale per lavorare sui traumi da guerra. Nella seconda parte del Novecento, invece, la stessa American Library Association comincia a ragionare in diversi ambiti della biblioterapia, e quindi a scuola, e quindi in ospedale, e quindi nelle carceri, e quindi in ambiti di ogni tipo, permettendo che si aprisse tutto uno scenario completamente diverso per quanto riguarda la possibilità riconosciuta dell'utilizzo dei libri sotto il cappello della parola biblioterapia. Ed è del 1980 che cominciamo ad avere istituzioni che si occupano di biblioterapia e università che cominciano ad erogare corsi destinati a chi vuole fare biblioterapia. Oggi, faccio un salto veloce, siamo già in un ambito molto ampio in cui abbiamo istituzioni internazionali. L'International Federation for Bibliopoetry Therapy è un'istituzione che si occupa di formare i biblioterapisti medici e non medici e di imporre loro ogni 2 anni un retraining, una formazione continua per renderli sempre aggiornati nel lavoro che fanno.
Parliamo delle dinamiche della biblioterapia. Cosa sono queste dinamiche? Sono quelle postulate, ve l'ho detto poco fa, da Caroline Schroz, che dice: ma come funziona davvero che la biblioterapia dentro di noi fa questa cosa? Beh, ci sono tre fasi e le chiama identificazione, catarsi, introspezione. L'identificazione è chiara anche a voi. Leggete un libro, vi identificate con un personaggio e in qualche modo cominciate a viaggiare nella storia con lui. La cosa interessante dell'identificazione è che non è che voi vi identificate per forza col personaggio buono. Voi potete identificarvi col personaggio cattivo, potete identificarvi con un uomo, una donna, un bambino, un animale, un essere di fantasia, qualsiasi cosa sia narrata all'interno di quel libro. L'identificazione ci dà una libertà estrema e questa libertà estrema ci permette di esplorare in modo individuale, ma con grande efficacia, ciò che leggiamo. Una volta che si è sviluppata l'identificazione, noi passiamo a una fase di catarsi. La catarsi che qua indico è la catarsi che voi avete studiato rispetto ad Aristotele, che dice che la catarsi è un momento, una condizione di purificazione che avviene quando si assiste a scene di teatro tragico. E questa stessa cosa accade con la lettura. Nasce questa purificazione, ma la purificazione significa che tu non sei più lo stesso di prima, sei purificato e quindi si sviluppa un cambiamento. Ebbene sì, con la biblioterapia ciò che si mira a cui si mira è il cambiamento. E l'introspezione, in inglese è insight, potremmo tradurlo anche in altre maniere, fissazione, in qualche modo stabilizza il cambiamento che la catarsi ha sviluppato. Classifichiamo un attimo per farvi capire di cosa stiamo parlando, la biblioterapia. Dividiamo la biblioterapia clinica da quella dello sviluppo. C'è una reading bibliotherapy, un'interactive bibliotherapy e una biblioterapia affettiva e cognitiva. Guardiamole una alla volta. La biblioterapia clinica e la biblioterapia dello sviluppo. Parliamo di biblioterapia clinica quando lavoriamo con persone con una malattia, diciamo così, dove serve fare una diagnosi, dove serve una cura. E la chiamiamo biblioterapia clinica. Ma c'è tutta una biblioterapia che invece riguarda le persone sane. E la chiamiamo biblioterapia dello sviluppo perché l'obiettivo non è quello di andare a curare, ma è quello di sviluppare e potenziare le risorse della persona. La biblioterapia dello sviluppo mira a permettere alle persone di guardare le cose con occhi diversi. Diventano occhiali particolari, lenti di ingrandimento per capire, ma ci dà anche la possibilità di guardare punti di vista diversi. Ci permette anche semplicemente di sviluppare un'oasi di tranquillità che ci pacifica, ok? Ci permette di sviluppare capacità relazionali e di altro tipo. C'è tutta una serie di cose che la biblioterapia dello sviluppo può fare e si distingue dalla biblioterapia clinica, tanto che anche gli specialisti cambiano. In biblioterapia clinica utilizzano la biblioterapia, gli psichiatri, gli psicologi, il personale non medico supervisionato, quindi infermieri, oppure anche tecnici della riabilitazione psichiatrica, operatori sanitari. La biblioterapia dello sviluppo invece la utilizzano i professionisti non medici, infermieri comunque che lavorano supervisionati quando lavorano in ambito clinico. Ma quando io lavoravo da infermiere in ospedale, io utilizzavo la biblioterapia dello sviluppo in autonomia con i miei pazienti. Poi, se volete, ne parleremo, ma è possibile anche questo. Operatori sociali, insegnanti, noi ci apprestiamo con l'Università di Verona a dare vita a un convegno per docenti proprio qua, proprio a Roma, con il CEPEL, perché appunto esiste la biblioterapia per gli insegnanti, i bibliotecari, i counselor, i filosofi, gli educatori, tutto un ambito che coglie tutto l'aspetto non medico. Parliamo della reading bibliotherapy e l'interactive bibliotherapy. Sono due cose che in qualche modo si accompagnano. La reading bibliotherapy è la biblioterapia in cui l'intervento del biblioterapista è minima. Ci sono degli studi che ci dicono che il libro giusto dato alla persona giusta, e qua può intervenire per l'appunto il biblioterapista, io ti do questo libro e questo libro può anche da solo o in buona parte da solo aiutarti. Vi faccio un esempio. Posso avere un paziente, ad esempio un giovane ventenne, che entra in ospedale e ha un diabete, scopre di avere un diabete insulino dipendente. La sua vita cambia completamente.
dovrà fare l'insulina 3 volte al giorno, se non 4, dovrà controllare la sua alimentazione, cambieranno le sue abitudini. Questo ragazzo non capirà più chi è, com'è che cambierà la sua vita. Ebbene, potrebbe essere che uno degli aiuti da potergli fornire è quello di individuare un libro adatto in cui trova un personaggio in cui può identificarsi, che gli indica quale potrebbe essere, la sua vita all'interno di questo percorso. Quindi visionare le difficoltà, ma scoprire magari delle risorse, delle opportunità e vedere un finale felice in cui lui può identificarsi. Questa è una delle tante possibilità della Reading Bibliotherapy. E poi c'è l'Interactive Bibliotherapy, in cui invece lavoriamo in un ambito in cui il facilitatore è molto presente. E quando io lavoro con i gruppi, io lavoro proprio in questo modo, no? Lavoro con un gruppo in cui offro dei testi, dei brani, e poi lavoro e parlo con loro, con tutta una serie di strumenti che ovviamente non posso illustrare adesso, ma che sono gli strumenti del biblioterapista dello sviluppo e con cui si può lavorare. Ma anche la biblioterapia clinica lavora con l'interactive biblioterapia, anche gli psicologi fanno i gruppi, sia chiaro. Quindi due modalità applicative dell'interactive biblioterapia, in gruppo e face to face, entrambi sia in ambito clinico che dello sviluppo. In gruppo, per l'appunto, io tengo tantissimi gruppi, ma anche gli psicologi lo fanno, face to face, uno a uno. Lo psicologo lo fa tantissimo, assolutamente, perché ovviamente quando lavora in psicoanalisi con una persona può utilizzarlo. La biblioterapia in Italia è stata portata per prima dagli psicologi a Roma, a Tivoli, se non sbaglio, c'è la dottoressa Mininno, che è stata lei a portare per prima la biblioterapia clinica, in realtà, in Italia, e riguarda appunto gli psicologi. Però anche dello sviluppo, io quando lavoravo al letto del paziente con un singolo paziente e lavoravo con i libri, beh, facevo biblioterapia dello sviluppo e non clinica, ma ugualmente potevo lavorare. Parliamo della biblioterapia affettiva e della biblioterapia cognitiva. La biblioterapia affettiva è quella che utilizza i libri di fiction, perché io posso lavorare con tutti i libri, romanzi, poesie, libri di ogni tipo, aforismi e tutto quello che voi potete immaginarvi. Il fantasy, potrei parlarvi di Harry Potter, per chi ama Harry Potter, il Signore degli Anelli. Harry Potter, voi pensate che è un libro su cui hanno scritto, c'è un manuale americano che insegna come utilizzare i libri di Harry Potter da parte di educatori che lavorano con adolescenti che devono elaborare il lutto per un genitore. E si servono di Harry Potter. Harry, per chi lo conosce, soprattutto nei libri, è un orfano. Quindi c'è tutto un aspetto di identificazione che può aiutare a sviluppare un certo tipo di ragionamento. Questo per dirvi come anche qualcosa che è slegato dalla realtà, come può essere un fantasy, possa in realtà esserci d'aiuto nell'ambito della biblioterapia. E poi c'è la biblioterapia cognitiva, che invece lavora con i manuali di autoaiuto o con i libri di tipo educativo. Ci sono molti studi che lavorano su questo. Come smettere di fumare se sai come farlo? È un manuale che può in qualche modo essere d'aiuto. Capite che qua siamo in un ambito completamente diverso da quello che vi illustro. Io lavoro soprattutto con la biblioterapia affettiva, in un ambito di biblioterapia dello sviluppo. Velocissimamente, ma come si costruisce un progetto di biblioterapia? Beh, io ho avuto problemi a capirlo. Volendo lavorare in un ambito che fosse non biblioterapia clinica, ma biblioterapia dello sviluppo, e quando io ho studiato la biblioterapia, non c'era nessuno che poteva darmi questa indicazione perché chi era presente in Italia erano psicologi, io volevo lavorare in ambito umanistico. Ho trovato questo interessante brano da un articolo in cui Laura J. Cohen, la famosa ricercatrice infermiera, diceva: la biblioterapia, il processo biblioterapeutico è modellato sul processo di nursing. Il processo di nursing è il processo scientifico di ragionamento degli infermieri, che io ovviamente conoscevo perfettamente, ok? Ed è il processo di nursing nient'altro che il processo scientifico che voi conoscete applicato a un ambito specifico. E quindi, una volta scoperto questo, ho cominciato a lavorare con questo metodo. Quindi, quali sono
le diverse fasi del processo biblioterapeutico, la raccolta dati, scopro chi ho davanti e cerco di capire quali libri possono essere adatti a lui. Faccio un'analisi di questi dati, cerco anche di capire meglio quali sono gli obiettivi e come posso aiutare a raggiungere questi obiettivi, queste persone. Faccio una pianificazione e applico, costruisco il mio progetto. Ovviamente la sto facendo a volo d'angelo, la cosa è un po' più complessa, ma lavoro, applico e vado a verificare se i miei risultati sono stati effettivamente questi. D'accordo? Adesso io voglio però lavorare con voi e provare a fare un esperimento. Vediamo se riesco a tornare a voi. E a vedervi. Ok, chiedo la vostra attenzione, leggo questo brano, vi chiedo di ascoltarlo e poi chiederò a voi di dialogare con me su quello che vi trasmette questo brano. Non vi chiedo un riassunto, assolutamente, io vi chiedo quello che vi trasmette e poi proviamo a lavorarci insieme. Questa è la storia di un uomo che definirei un cercatore. Un cercatore è qualcuno che cerca, non necessariamente qualcuno che trova. Non è neppure qualcuno che necessariamente sa che cosa sta cercando. È semplicemente qualcuno per cui la vita è una ricerca. Un giorno il cercatore sentì che doveva andare verso la città di Camir. Aveva iniziato a dar retta a queste sensazioni che venivano da un luogo sconosciuto a se stesso. Così lasciò tutto e partì. Dopo 2 giorni di cammino, vide da lontano Camir. Un po' prima di arrivare, la sua attenzione fu catturata da una collina alla destra del sentiero. Era tappezzata di un verde meraviglioso e di una grande quantità di alberi, uccelli e bellissimi fiori. La circondava una specie di piccolo recinto di legno. Una porticina di bronzo invitava ad entrare. All'improvviso sentì il bisogno di riposarsi così, attraverso la porta, e cominciò a camminare lentamente tra le pietre bianche che stavano distribuite tra gli alberi. Lasciò che i suoi occhi si posassero come una farfalla su ogni dettaglio di questo paradiso multicolore. I suoi occhi erano quelli di un cercatore e forse per questo scoprì su una delle pietre un'iscrizione che diceva: Abdul Tareg visse 8 anni, 6 mesi, 2 settimane e 3 giorni. Si rattristò un po' vedendo che quella non era semplicemente una pietra, ma una lapide. Provò pena il pensiero che un bambino così piccolo stava sepolto in quel luogo. Guardandosi attorno, si rese conto che anche la pietra a lato aveva un'iscrizione. Si avvicinò per leggerla. Diceva: Jasmine Khalib visse 5 anni, 8 mesi, 3 settimane. Il cercatore si commosse terribilmente. Quel luogo bellissimo era un cimitero e ogni pietra una tomba. Una per una cominciò a leggere le lapidi. Tutte avevano un'iscrizione simile, un nome e il tempo della vita esatto del morto. Ma ciò che lo spaventò fu apprendere che il tempo che avevano vissuto superava appena gli 11 anni. Preso da un terribile dolore, si sedette e cominciò a piangere. Il custode del cimitero che passava di là rimase ad osservarlo per un po', in silenzio. Poi gli si avvicinò e gli chiese se piangeva per qualche suo familiare. No, nessun familiare, gli disse il cercatore. Che succede a questo paese? Che cosa terribile c'è in questa città? Perché tanti bambini seppelliti in questo luogo? Qual è l'orribile maledizione che pesa su questa gente che li ha obbligati a costruire un cimitero di ragazzi? L'anziano sorrise e disse: Può lei rasserenarsi, non c'è nessuna maledizione. Ciò che succede è che abbiamo una vecchia abitudine. Ma le racconterò. Quando un giovane compie 15 anni, i suoi genitori gli regalano un libretto, come questo che porto al collo. Ed è tradizione che noi, a partire da lì, ogni volta che godiamo di qualcosa, lo
apriamo il libretto e lo annotiamo in esso. A sinistra quello di cui abbiamo gioito, a destra quanto è durato il tempo di gioia. Conobbe una ragazza e si innamorò di lei? Quanto tempo durò quella passione e il piacere di conoscerla? Una settimana? Due, tre e mezza? E ancora, l'emozione del primo bacio. Quanto durò? Un minuto e mezzo? 2 giorni? Una settimana? La nascita del primo figlio? Il matrimonio di un amico? Un viaggio desiderato? Il ritorno di un fratello da lontano? Quanto tempo durò il piacere di questa emozione? Ore? Giorni? Settimane? Così. Annotiamo sul libretto ogni momento di cui abbiamo goduto. Quando qualcuno muore, è nostra abitudine aprire il suo libretto e sommare il tempo che ha gioito e scriverlo sulla tomba, perché quello è per noi l'unico vero tempo vissuto. Ora, io vi chiedo di aprire i vostri microfoni. E chi ha voglia di condividere quello che ha sentito, quello che ha percepito, che effetto gli ha fatto ascoltare questo brano? Martin Rulli, ha alzato la mano, prego, Martin. Eccomi. Prego. Allora, a me è piaciuto, però quello che mi ha dato alla fine è che il vero tempo che viviamo, che conta, non è quello in cui siamo tristi o quello in cui siamo annoiati, ma è solo quello in cui siamo felici, quello è l'unico tempo che dobbiamo ricordare o che gli altri devono ricordare di noi. Martin, ma tu come percepisci, come senti questa cosa? Per te, Martin. Ok, Io non sono d'accordo in realtà. Perché allora spiegami perché. secondo me è importante per noi anche il tempo in cui invece siamo tristi o siamo affranti per qualsiasi ragione, perché se non avessimo quei momenti di tristezza non avremmo mai la gioia di essere felici, cioè se non sei mai in basso non puoi mai arrivare in alto. Ok, quindi tu dici, Martin, io ho in qualche modo, anzi, dimmi se sbaglio, tu dici, è irrealizzabile pensare che la felicità, o diciamo la felicità è un parolone, qua dovremmo stare qua 100 anni se vogliamo parlare di felicità, chissà mai se esiste, però per stare bene io ho bisogno anche di stare male, perché non avrei possibilità di confronto altrimenti, è così. Ok, Esatto. cosa pensate di quello che dice Martin? Grazie Martin. Grazie a lei. Allora, vediamo qua se riesco a capire. Silvia, prego Silvia. Io appoggio quello che ha detto lui, cioè perché comunque è come se soffermino solo, possiamo dire, alla felicità della persona, cosa che posso anche dire, secondo me, l'essere non si deve anche concentrare un po' su un'emozione, perché comunque no, l'essere umano è costituito comunque da molte emozioni e quindi può provare un sacco di cose in diversi momenti e quindi no, loro vedono anche, ok, il lato positivo, però si dovrà vedere anche un po' il lato negativo in alcune parti della sua vita. Allora, spiegami un attimo meglio, Silvia. Tu intendi dire, dimmi se sbaglio, che in qualche modo non puoi soffermarti solamente su questo, perché è molto più articolata la realtà ed è necessario, esplorare tutte queste parti diverse, ho capito bene? Sì, esatto. Ok, ma se tu, mi permetto, se tu ti concentri su una determinata cosa, non so, un'emozione intensa. Il cercatore, anzi il custode dice, le emozioni intense sono quelle che noi consideriamo vita. Consideriamo maggiormente vita. Cioè, quanto deve essere intensa quell'emozione per essere considerata, secondo te, che però consideri importante anche tutto l'aspetto che riguarda le difficoltà? Ma noi miriamo
alla meraviglia, no? Noi miriamo, e non so se anche Martin è d'accordo, ma noi comunque miriamo al benessere, giusto? Martin partecipa con noi. Facciamolo a più voci, che mi piace così. Sì, diciamo di sì, che alla fine credo che tutti aspirino a stare bene, ad essere felici, però sono d'accordo con quello che ha detto Silvia, che comunque le emozioni non sono solo bianco-nero, cioè in mezzo a una scala di grigi non è sempre solo felicità, tristezza e quindi prendi solo la felicità, non è impossibile. È impossibile. Prego, Silvia. No, intendevo, volevo solo accordare a lui che era quello anche quello che intendevo, che non ci sta solo bianco, nero, ci stanno comunque sfumature diverse. Come vivete voi le sfumature diverse? È interessante questa cosa che dite. Cioè, del tipo che non ci sta tutta felicità, tutta tristezza, può essere anche un po' misto, per esempio, come piangere, ma per essere felice, tipo morire. Tipo, piango perché mi fa ridere una cosa del genere, oppure piango perché sono commosso da un Anche determinato. la nostalgia. Anche. Cioè, è una cosa, possiamo dire, una parte brutta, ma una parte felice perché è una cosa che ti ha fatto comunque felice in passato. Questa cosa è molto interessante. Ditemi se ho capito bene. Voi dite, in realtà ci sono sentimenti, emozioni che non puoi classificare a 100, diciamo così, che sono addirittura emozioni difficili, perché hanno anche un lato negativo, eppure sono belle anche queste, e la nostalgia mi sembra che sia un elemento molto interessante. Questa cosa mi piace molto, eh? Tra l'altro voi dovete sapere che io questo brano lo utilizzo sempre, l'avrò letto 1 miliardo e mezzo di volte, perché quando cerco di far capire cos'è la biblioterapia utilizzo questo brano. E devo dire che questo aspetto, anzi me lo scriverò, questa è la nostalgia, perché è molto interessante, questo fino adesso non l'ho mai riscontrato. Vedere un sentimento che ha una parte di tristezza, ma che è importante ugualmente. Bello, mi piace molto. Cosa ne pensano gli altri? Qualcuno mi dica l'emozione del suo primo bacio. Quanto è durato? Un'ora. Un'ora. Grazie, Sara. No, ti ringrazio dell'intervento, perché tu non sai quanto è cruciale. Qualcuno, per dire, mi ha detto, guardi, no, il primo è stato orrendo. Non ho avuto neanche il piacere, il primo bacio, perché è stato orrendo. Dal secondo in poi diceva meglio. Qualcun altro, un'ora. Come Il mio quantificate? tantissimo. Tantissimo cosa vuol dire? Giorni, settimane? E giorni, ma perché era insieme, non era solo il primo bacio, proprio era anche con una persona che non avevo più la possibilità di vedere dopo quel giorno, quindi c'era anche l'emozione No, del. quindi vuol dire che il tuo primo bacio l'hai dato a una persona che poi non avresti più rivisto? No, perché è lontana, non abita qui, quindi sapevo che dopo quel giorno magari l'avrei rivista dopo un mese. Ah, caspita, quindi ancora più un'intensità all'ennesima potenza. E dimmi se sbaglio, Marti, ma forse è proprio lì che, come dire, dici, ero al settimo cielo, ma allo stesso tempo avevi quel sentimento di lontananza e di nostalgia di cui stai parlando, mi sbaglio? Sì, esatto, che alla fine è un po' sì, sei felice, però ci sta un retrogusto di tristezza che sai che alla fine, cioè, arriva il momento in cui te ne devi andare. E ti credo bene. Capisco bene, è molto, molto, molto bella questa cosa che dici, perché è molto intensa. Qualcun altro? Altri baci? Non ditemi che 40 ragazzi non hanno mai dato il primo bacio, solo qualcuno potrebbe ancora essere in attesa, ma dai. Silvia, se tu sei in attesa va bene, non importa. Siete così giovani ed è meravigliosa anche l'attesa, altro sentimento che forse ha un senso anche se non è il massimo della felicità. Qualche altro bacio? Non siate così timidi, su. Ok, nessuno si scardina, cavolo. Vuol dire che il primo bacio è una faccenda molto privata per alcuni. Anche se devo dire,
Anche se devo dire che con gli anni forse rimane un ricordo importante, ma non, sicuramente non il più importante. E quindi anche i ricordi cambiano nel tempo e danno una dimensione che si sviluppa in maniera completamente diversa. Mi fermo qua su questo esperimento perché non voglio spingermi troppo, però ringrazio che ha partecipato perché può, invece mi dirà se ha reso e si è sentito questa cosa della... La psicoterapia funziona così. Prendo un brano, lo condivido e cerco di parlarne. Dal brano in cui analizzo i miei personaggi, posso decidere di uscire da quel brano e condividere alcune cose. Abbiamo parlato del cercatore, abbiamo parlato del significato della vita, siamo arrivati alle esperienze personali. Io a questo punto potrei muovermi e prendere un altro testo e magari dire: guardate, in questo testo c'è una cosa interessante con cui voglio condividere per ampliare la discussione che stiamo facendo. E potrei prendere qualsiasi via. Voi considerate, e lo dico a voi che siete giovani, che avete un modo di esplorare anche il mondo della lettura in modo diverso. Quando dico posso usare qualsiasi cosa, mi è capitato di fare un lavoro con dei ragazzi e arrivare, dunque, un gruppo di ragazzi con delle difficoltà anche cognitive, sociali, particolari, lavoravo in un CFP. Quindi non erano lettori come probabilmente siete voi, avevano difficoltà sostanziali, tra l'altro anche ragazzi con dislessie importanti e via discorrendo. Sono andato a prendere, ad esempio, dei manga, che tra l'altro io che sono vecchio, leggere all'incontrario mi mette un attimino in difficoltà, ok? Graphic novel. Vabbè, adesso su Netflix c'è Zero Calcare, ma ha scritto delle cose, ha disegnato delle cose interessantissime che si possono utilizzare. Degli albi illustrati, ci sono tutta una serie di. Adesso esistono, sto scoprendo i libri gioco, altra dimensione completamente diversa su cui si può lavorare. Quindi tutto quello che è libro può essere utilizzato. Ma c'è una faccenda che spesso sfugge, soprattutto a voi. Bisogna cogliere nell'utilizzo dei libri in biblioterapia quell'aspetto che riguarda il piacere della lettura. Purtroppo voi siete in un'età in cui comincia a venir meno il piacere della lettura. Se io vi chiedo un libro che vi ha dato piacere, l'ultimo libro che avete sentito che vi è piaciuto e che, badate bene, anche se qua ci sono delle insegnanti, vi prego di rispondermi facendo finta che non ci siano. Perché capita, non di rado, ti do subito la parola, Martin, capita, allora, in biblioterapia funziona così. Io quando comincio a lavorare, soprattutto con persone che non conosco, gli dico loro, non esiste una classifica o una gerarchia di lettori. Voi siete lettori qualsiasi cosa voi leggiate. Se leggete la Divina Commedia o leggete Fabio Volo, voi siete comunque dei lettori importanti. Lettore non si nasce, ma si diventa. L'attività di lettore, si sviluppa partendo dalla base. Se io non avessi letto Topolino, non avrei potuto leggere altri libri, non avrei potuto arrivare alla lettura dei classici, non avrei potuto. E poi comunque, perché cavolo deve venire qualcuno a dirmi cosa può piacermi o meno? C'è tutto un discorso a parte che non abbiamo opportunità di sviluppare, che riguarda l'incastro che c'è nella produzione, nella lettura dei libri, diciamo quelli proprio da vendita, da bancarella. Ma lasciando stare questo, ognuno ha il diritto di leggere quello che vuole. Quello che conta è il piacere che io provo con i libri. Martin, prego. E volevo rispondere alla domanda, all'ultimo Sì, libro sì. per me è stato, cioè proprio l'ultimo molto più intenso, Cecità di Saramago, ma perché è proprio un libro per me dovrebbero leggerlo tutti, perché nonostante mi abbia distrutto emotivamente, mi ha proprio, ero devastato, comunque mi ha dato tantissimo, è stato proprio bello leggerlo, non volevo mai staccarmi, è un'emozione che non saprei descrivere quel libro.
Ti chiedo per pura curiosità, sei arrivato a cecità perché era uno dei libri che giravano come titolo in periodo Covid o per altre vie? In realtà no, perché cioè io seguo molte persone sui social che parlano di libri e tutti parlavano di Cecità, che è il lavoro migliore di Saramago, e quindi ho detto ok, Certo. leggiamolo. Ok, quindi è andato oltre questo aspetto. Ok, qualcun altro che vuole condividere il suo titolo? Un titolo che vi è piaciuto? Non, per carità, non proponetemi un libro di scuola, non è questo che vi chiedo. Il piacere della lettura, a voi sembra una sciocchezza, ma è una delle cose che ad un certo punto sfuggono di più. C'è un'emorragia di lettori perché ad un certo punto, quando si cominciano i licei, le scuole superiori, ci si incastra nell'ambito della lettura come dovere e scompare la lettura come piacere, che è importantissima. Qualche altro titolo sul piacere che vi è piaciuto, che proprio vi ha appassionato? A me è piaciuto, lo so che sembra molto strano perché non è un libro proprio carino, però io sono l'abisso di Donato Carrisi. Guarda, in realtà ti dirò, allora ti faccio un esempio. Io avevo una collega che era purtroppo è morta con un tumore e lei nel periodo della chemio, dopo il periodo della chemio, quando comunque aveva ancora pensieri, era in difficoltà. Ovviamente io, figurati, ognuno che trovo per strada comincio a parlargli di libri, qualcuno mi evita, sappiatelo. Mi diceva, guarda, io più sono sanguinolenti e più mi aiutano e sto bene. Quindi non è affatto, cioè per dire, anche i gialli, c'è un articolo interessante che parla proprio di biblioterapia con i gialli, ma anche con i thriller. Donato Carrisi è abbastanza, no? Intriso di questo, ma questa amica mi ha proprio dimostrato come, in una situazione come la sua, in cui magari si dice: beh, ti leggo Seneca che ti dice sta tranquillo, ce la facciamo tutti quanti. No, lei provava il piacere e la rilassatezza in un libro di questo tipo. Quindi la tua testimonianza, anzi, grazie, è proprio quella che ci dice: non c'è un libro giusto e un giusto sbagliato, un libro giusto o un libro sbagliato, e in biblioterapia ancora di più. Grazie Sonia. Qualche altro titolo, dai, di quelli che vi nascondevate in bagno per avere tempo di leggerlo, che saltavate un compito perché dovevate arrivare all'ultima pagina. Allora, se posso parlare io? Prego. In realtà io leggo principalmente manga, cioè al contrario, quindi, come ha detto lei, però da poco ho iniziato a leggere anche romanzi, fantasy, horror, perché no? E mi è piaciuto tantissimo, cioè io non pensavo perché mi hanno sempre dato in realtà da leggere libri, non ho mai scelti, e mi pesava proprio girare le pagine, erano pesantissime. Devo dire, io sono un amante di Stephen King, libri del genere, e ho letto It, Shining e qualcos'altro, insomma. E, tra l'altro, ho iniziato da It, che lo Sì, faccio. sì, sì. Mi piacciono anche molto i fantasy, anche se vecchio, vecchio, oddio, relativamente. L'ultimo che ho letto è stato Eragon, Sì. che ho letto 600 pagine in 4 giorni, quindi me lo sono proprio mangiato, poi il tempo che. È questo che vale in biblioterapia, il piacere della lettura. Nessuno che mi dice cosa devo leggere. Ok, e lo leggo perché io ho voglia. Perché poi tutto il resto, i libri d'altro tipo, poi arrivano da soli. E quindi poi quando inserisco con persone, semplicemente, soprattutto come voi che amano comunque i libri di qualsiasi tipo, poi io faccio delle proposte
E la proposta si immette in un circolo che nasce proprio dal piacere della lettura. La biblioterapia non è fare scuola, anzi, vi dico una cosa, nell'attività di biblioterapia, allora, mentre quando c'è l'insegnamento, l'insegnante, il docente, spiega ai discenti, voi lo state tutti i giorni sperimentando, spiega ai discenti come acquisire quelle nozioni, ok? E ogni discente lo fa con i propri strumenti, con le proprie capacità. In biblioterapia capita esattamente il contrario. Io, docente, cerco di capire tra te, discente, e cerco di darti lo strumento che può esserti più utile per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo insieme. Quindi una dimensione completamente diversa, che passa obbligatoriamente per il piacere della lettura, perché se uno ha in odio la lettura e non ha senso. I libri non li allora, c'è tutta, voi trovate, se viaggiate in internet, vabbè, insomma, trovate anche tutto questo, il potere curativo dei classici. Sicuramente ci sono anche studi che parlano di quanto può essere utile il classico, il libro classico, ma non sempre si può partire da lì, e non solo si può partire da lì. Cioè, io ho fatto parlando di Harry Potter, avete già capito che io sono un potteriano, anche se comunque ho lavorato anche col Signore degli Anelli, confesso tutte le mie colpe. Ho fatto un laboratorio di 10 incontri, su Harry Potter, sulle materie di Harry Potter, quindi 2 lezioni di difesa contro le arti oscure, 2 di creature. Cura delle creature magiche, pozioni, bla bla bla, 5 materie con adulti, ok? E si è sviluppato un lavoro fantastico. È tutto basato sui libri di Harry Potter, sulle pubblicazioni che probabilmente conoscete, fatte dalla British Library sulle diverse materie, sui libri collaterali, e qua potrei parlarvi per ore. E abbiamo fatto un percorso di crescita personale interessantissimo, perché entravamo e uscivamo dai libri per poi ragionare in un determinato modo. E voi dovete pensare, questo devo raccontarvelo. Quando ho cominciato a frequentare l'università da consulente per la biblioterapia, ovviamente tutti mi guardavano molto male, perché veniva sto tipo, io ho iniziato in un centro di ricerca a scienze umane che si chiama Asclepios, filosofia, cura e trasformazione. Io ero l'unico esterno, avevo tutti questi professori che per lavoro studiavano, ok, per lavoro, e io lavoravo in ospedale, studiavo a tempo perso tra una roba e l'altra, e poi andavo al centro di ricerca. E ognuno di noi doveva portare la propria disciplina e parlarne agli altri. Ovviamente vi lascio immaginare la difficoltà che ho avuto io a trovarmi davanti a questa platea di persone e a parlare di biblioterapia. E per coerenza ho portato anche tutto l'aspetto che riguarda Harry Potter. Nel bel mezzo di questa mia discussione ho portato anche a loro lo studio di cui vi ho parlato, quindi l'utilizzo di Harry Potter per aiutare adolescenti che hanno perso un genitore ad elaborare in lutto. Ad un certo punto una professoressa in lacrime mi dice: "Guarda, io questa cosa non l'avevo mai capita, ma mio figlio che è un adolescente, ha perso papà, mi parlava di tanto in tanto di questa cosa di Harry Potter e io non l'ho mai capita." Finché, sviluppando il discorso in modo più specifico, mi diceva: "Adesso l'ho capita." E al tempo, il mio mentore, che era la professoressa Napolitano, era una storica della filosofia antica, mi dice: "Beh, prima o dopo leggerò anch'io Harry Potter, non lo so." Ma ovviamente in università Harry Potter suona male. Finché alla fine di un'estate, a giugno, questa mia mentore doveva andare a fare un intervento, avrebbe passato un sacco di tempo in una clinica riabilitativa, una protesi all'arto inferiore, e salutandola le ho regalato il primo di Harry Potter. Questo a giugno. A settembre aveva finito il settimo. A dicembre ha fatto la rilettura. E quando ci trovavamo a queste riunioni, era lei che mi parlava di Harry Potter e gli altri che ci guardavano con 2 occhi così, che ovviamente se guardavano me dicevano: "Questa è l'ultima ruota del carro, è fuori." Ma il professore ordinario di storia della filosofia antica che parlava di Harry Potter, ovviamente non potevano dirle nulla ed era fantastico.
In realtà, davvero, in certi libri ci sono molto più di quello che noi pensiamo e si possono sviluppare anche attraverso certe contaminazioni. Voi pensate all'utilizzo di certi libri per adolescenti da parte degli adulti. Ci sono degli interessantissimi libri che vengono categorizzati per adolescenti o per adulti, quando in realtà possono benissimo scambiarsi le strade. Ma l'editoria, per venderli in un certo modo e settoriarli, li divide in così. Contaminazione esiste, voi non, forse lo conoscete, magari Sara che si occupa, che è appassionata di manga, magari ha letto anche qualcosa di vecchio, c'è un manga di Go Nagai. Go Nagai era faceva manga, non so neanche come si chiamano quelli che fanno i manga, quindi è quello che ha disegnato Goldrake, per quelli della mia generazione, che era, ok, c'è un'edizione della Divina Commedia, creata con, vedo che Sara la conosce, immaginavo, disegnata da lui, quindi un grandissimo esperto di manga, con un disegno che certamente è più una, cioè leggendolo, non ti viene da pensare a proprio la Divina Commedia, però è un interessante modo per avvicinare, ad esempio, i più recalcitranti all'opera, magari poi originale. Io ho lavorato. Prego, Sara. Sì, io non ce l'ho, però l'ho sfogliato e è bellissimo, cioè almeno personalmente mi è piaciuto anche perché è diversa come cosa, che uno reinterpreta la Divina Commedia, la disegna a mo' di fumetto, è bellissimo. Sì, io guarda, ce l'ho là tra libretti, tra l'altro sono neanche tanto grandi, però ti fanno entrare in un'altra dimensione. E tra l'altro, dimmi se sbaglio, ti danno, come dire, ti danno uno specchio, perché tu quando guardi la Divina Commedia di Go Nagai, in qualche modo hai un collegamento con quello che sai della Divina Commedia che magari hai studiato a scuola e ci fai un confronto, anche se non vuoi, ci fai un confronto, diventa assolutamente interessante. Poi c'è un mondo, vero, dietro le contaminazioni di libri e la biblioterapia si basa su queste contaminazioni. Io vi dicevo, beh, allora, no, mi fermo perché mi sto rendendo conto che sto parlando io e vorrei invece lasciare che voi facciate delle domande anche tecniche, se volete, sulla biblioterapia. Qualcosa che vi incuriosisce anche. Prego, Concetta. Non ti sento, no, hai il microfono spento, Concetta. Prego. Ecco. No, mi veniva in mente una cosa, ma le fiabe hanno una funzione biblioterapeutica? Assolutamente sì, non solo le fiabe hanno una funzione biblioterapeutica, ma esiste una specializzazione che si chiama fiaboterapia in cui utilizzano le fiabe con gli adulti. C'è tutto un aspetto anche riguardo agli archetipi delle fiabe che viene sviluppata all'interno. C'è una psicologa in Italia che è Rachele Bindi che lavora proprio con gli archetipi, da psicologa, lei lo fa in realtà. Ma per dirvi quanto anche le fiabe assolutamente possono essere utilizzate, anche e soprattutto con gli adulti. C'è un mondo in realtà. Noi siamo abituati alla letteratura un pochino settorializzata, ma in realtà veramente la letteratura è un mondo. È un mondo per gli argomenti, è un mondo come con le biografie. Io adoro le biografie. Ho fatto un laboratorio su Emily Dickinson, partendo dalla biografia di Emily Dickinson, che è pressoché sconosciuta ed è pazzesca. Emily Dickinson è un. A parte che leggere la storia della famiglia di Emily Dickinson è come beautiful, non so come dire. Ci sono cose pazzesche di famiglia che accendono la curiosità e poi ti indicano la nascita della poesia e quindi entrare nella dimensione poetica. Partendo da una descrizione in prosa della sua esistenza, delle sue vicende. E poi ci si può muovere in tutte le direzioni, per l'appunto anche questi nuovi linguaggi sono linguaggi fantastici. Ho appena terminato un corso in cui insegnavo e ragionavo proprio in ambito anche seminariale, quindi con un confronto serrato con educatori che si occupano di persone con deficit cognitivi ed autismo. Quindi entrare nella dimensione anche,
complicata di collegamento con persone che fanno fatica a fruire di determinati materiali letterari, ma che attraverso anche l'aspetto figurativo possono entrare in contatto poi con la biblioterapia e con il beneficio del libro. Esiste una branca in realtà poco studiata, ci sono un paio di articoli dall'estero, ma che, su cui ho lavorato, ho sperimentato anche, che si chiama Biblio Music Therapy, ed è l'utilizzo della lettura ad alta voce con la musica. Anche quella è una cosa che non potete immaginarvi. È come se io vi invitassi e vi dicessi: portate un testo per voi significativo un brano letterario di qualsiasi tipo, ma che ha un significato, che vi trasmette qualcosa, e lo leggete a voce alta davanti al pubblico del laboratorio. E l'arpista, io lavoro con Emiliano Martinelli, da cui lavoro ormai da 12-13 anni, ho perso il conto. Lui è un giovane arpista, ha sviluppato questa capacità di creare emozioni con l'arpa attraverso una tecnica. Quindi chi legge dice, chiedo a lui: cosa vuoi? Che emozione vuoi che susciti la musica? Che emozione c'è nel testo? L'arpa lo suscita, il lettore legge sulla musica, e il lettore in quel momento vive una situazione catartica che vi garantisco è pazzesca ed è fantastica, perché la musica, e voi dai, amate tutti la musica, la vostra musica ce l'avete, e quando ascoltate musica avete tutta un'emozione che nasce da dentro, e anche in quel caso un'emozione che viene sviluppata dalla musica, dal testo e anche dalla condivisione. L'emozione di condividere un sentimento personale con altri è qualcosa che poi va tutto a svilupparsi in un determinato modo. Qualche altra domanda prima? Ci sono delle mani alzate. Allora, Sara, ecco, Sara. Sì. Bravo, voglio anche gli altri, su, sfruttatemi finché ci sono. Io vorrei porre una domanda anche in realtà a qualcun altro che magari legge sicuramente più di me, perché io ho sentito delle persone che mi hanno detto: questo libro mi ha cambiato la vita, ma io non riesco a immaginarmi questa cosa. Cioè, voglio chiedere se a qualcuno è successo, perché come fa un libro a cambiare la vita? Ok. Martin, vedo che tu hai già alzato la mano, quindi mi sa che te lo dice Martin. Ciao Sara, innanzitutto noi siamo in classe insieme. Perfetto. Come secondo me un libro può cambiare la vita di una persona? Io penso che succeda quando trovi il libro giusto che effettivamente ti sa dare qualcosa e non è che ti cambia la vita meccanicamente, te la cambia più nel modo di vederla, nel senso che ti aggiunge un pezzo in un certo senso, qualcosa che prima non vedevi, che lo vedi, che poi cioè, può essere un libro di qualsiasi tipo. E, per esempio, a me un libro che dico sempre che un po' mi ha cambiato è stato I ragazzi dello zoo di Berlino, che mi ha appunto distrutto anche lì. E secondo me ti cambia perché magari ti fa provare un'emozione che altrimenti non avresti mai provato, perché io l'emozione di essere dipendente dall'eroina non l'ho mai provata, però comunque te la fa vedere o ti può far provare l'emozione della morte, della tristezza, del lutto, di qualcosa che, non ha, che altrimenti non vivresti mai o che non hai mai vissuto. È molto vero quello che dici. Tra l'altro, aggiungo una cosa. Spesso i libri che ti cambiano arrivano da soli. Io dico sempre: i libri chiamano. Ho libri qua, ovviamente tutti i libri che ho, voi vedete solo un pezzettino, ma qua ci sono tutta una stanza di libri. Ho libri che ovviamente non ho letto, vero? Non sono tutti i libri che ho letto, non ho questa presunzione, anche se ce la metto tutta. Ma a volte ho libri che li compro, poi per chi magari io faccio shopping compulsivo da libri, ok? Prendo libri che dico non li leggerò mai neanche tutta la vita, però non importa, ho questa malattia e vabbè. Magari quel libro lo tengo lì 20 anni e poi dopo 20 anni, ma mi torna in mano non perché vado a cercarlo, ma perché fatalità arriva in mano. E mi è utile, in quel momento è il libro che io cercavo, che mi serviva. E dice: com'è possibile? E vi garantisco che lo è. Martin. A me è successo con i ragazzi dello zoo di Berlino, in una situazione proprio strana, in cui ero fuori con una mia amica, ci siamo fermati a guardare un banco libri e il venditore ci ha detto: ah, ben vengano i ragazzi giovani come voi che leggono, ve li regalo.
E quindi mi ha regalato questo libro e da lì l'ho letto e mi ha cambiato completamente. Quindi penso se non me l'avesse regalato io non l'avrei mai letto, magari. Guarda, il libro come dono, io qua potrei farvi un'altra ora di chiacchiere, troppe. Una cosa che ho fatto quando ho lavorato nel CFP, che vi dicevo con questi ragazzi, era il fatto che a un certo punto i libri li prendevo e li prestavo. A uno ne ho anche regalato uno, per l'appunto, in una situazione difficile. Perché, e poi quello che, il fatto di condividere libri e dare libri è il gesto del dono del libro è qualcosa di molto particolare. È come quando in ospedale un sanitario ti offre un libro, un infermiere, un medico ti offre un libro. Ha dietro un significato che dice: io non mi occupo di te solamente per quanto riguarda il tuo corpo, ma mi occupo di te come persona. Il libro donato, io credo, dimmi Martin se sbaglio, che in qualche modo quel dono, la scelta di leggere quel libro è nata anche dal fatto che cavolo, questo me l'ha regalato, sento quasi, non dico il dovere di leggerlo, però ho almeno la curiosità di capire cosa mi ha regalato, Sì, perché comunque io l'avevo preso in mano solo così, cioè non sapevo neanche di cosa parlasse, me l'ha regalato e quindi ho detto ok, adesso lo devo leggere per forza, cioè ce l'ho, me l'ha regalato lui proprio sapendo che io l'avrei letto, dicendomi dai, meno male che ci sono i ragazzi che leggono e che faccio, non me lo leggo. assolutamente, assolutamente, bellissimo. Io Maria. vorrei dire una cosa, posso? Ah, qua professoressa, prego. Sì. Vorrei aggiungere qualcosa a quello che ha detto Marzia, mi pare, o Martin, non vedo bene il Martin. nome. Martin. Dunque, il libro, quando ha detto, era proprio quello che cercavo. Beh, a me capita la stessa cosa. A volte leggo dei libri casuali perché magari li ho presi in biblioteca fra quelli scartati o li ho trovati su una bancarella o cose di questo genere. Io non disprezzo mai i libri, oppure me li portano, non so, mi arrivano da qualche parte. E io quando devo scrivere qualcosa, mi succede questo. Non mi metto subito, devo scrivere, magari trattare un argomento per fare un articolo, un racconto a tema, capita, no? Mi metto a leggere. Leggere qualsiasi cosa, un libro a caso, pure le riviste che trovo in farmacia, qualsiasi cosa, finché trovo una frase, anche una sola parola, e scatta qualcosa e comincio a scrivere. È un grandissimo aiuto un libro, sempre, risolve sempre la situazione. Sì, credo che il problema dei ragazzi è proprio che spesso non hanno l'opportunità di scoprire questa cosa che è il piacere della lettura e non viene forse mai abbastanza propagandato questo diritto al piacere della lettura, no? Ascoltavo specialista del proprio piacere della lettura, che diceva spesso uno dei problemi che hanno i ragazzi e il motivo per cui si disaffezionano alla lettura è che manca un vero riconoscimento sociale del lettore. A volte, non so voi, io parlo da adulto, ci sono perché parliamo dei ragazzi, ma parliamo degli adulti. Ci sono persone, a me viene spontaneo, ma non perché voglia. A me piace parlare di libri, mi viene spontaneo, lo faccio con le dovute maniere, in una platea di un certo tipo lo faccio vivacemente, in altre semplicemente la butto lì. Ho incontrato delle persone con cui il fatto che io parlassi, anche semplicemente di aver detto di leggere un libro, dava fastidio. Passavo per supponente perché parlavo di libri, a parte il fatto che è il mio lavoro, ma io amo i libri. Però nel gruppo, e io sto parlando di gruppi di adulti, non sto parlando di ragazzi, e credo che con i ragazzi, se non trovano dei gruppi specifici, in modo generale sia più complicato, ma io con queste persone, Dio ti ringrazio, ho smesso poi di frequentarle, ma insomma, ma io non potevo, ho dovuto a un certo punto fare un passo indietro e smettere di parlare di questa cosa. Quindi c'è tutto un procedimento che non riguarda i ragazzi in sé. Perché il primo problema siamo noi adulti rispetto al riconoscimento sociale della lettura e i dati dell'Istat sono impietosi, tanto che la caduta della lettura comincia con l'età di questi ragazzi, ma in realtà si manifesta completamente quando andiamo verso più avanti. Cioè, quindi
Però credo che il riappropriarsi di questo diritto sia qualcosa di fantastico, perché davvero, come diceva Sara, io non mi immaginavo che lì dentro ci fosse sta roba così bella. Quindi proprio lo sperimentare, il non categorizzare, il non giudicare, ma io potrò leggere quello che voglio io, vero? Assolutamente. Sapete Harmony che ho portato in giro per l'ospedale, che avevo le mie signore anziane che dicevano: no, dammi qualcosa di leggero. La possibilità di avere in determinate situazioni anche leggere per leggere. Ci sono libri impegnativi, cioè, Marti mi parla di cecità, è ovvio che siamo a un livello di un certo tipo, ma se io voglio leggere l'ultima schifezza che è uscita, la sconsiglio ovviamente, ma se io in quel momento ne ho voglia, ma perché non posso farlo? Io vorrei, allora intanto chiedo se avete qualche domanda perché vorrei lasciarvi con una piccola lettura perché non Era la può professoressa Andreotti che voleva dire qualcosa prima, Prego. adesso non vedo più. No, era, però faccio finire Marco, no, a proposito del proprio detto Martin, è proprio vero. Io uso regalare libri ai miei alunni, ma a prescindere. Poi non regalo il libro che dico che devi assolutamente leggere perché ti cambierà la vita, però ho avuto riscontro nell'arco degli anni, infatti c'è una mia alunna che adesso è ultra trentenne e ogni volta che mi incontra mi dice: Mary, mi hai cambiato la vita regalandomi quel libro in quel momento. Perché la biblioterapia è fondamentale ed è, secondo me, andrebbe proprio istituita come percorso per noi adulti, per noi docenti, anche per indirizzare i ragazzi. E poi, da quello che ho sentito oggi, veramente, cioè, questi ragazzi hanno tanto dentro e hanno bisogno, secondo me, intanto di essere ascoltati molto di più. E di essere ascoltati in modo diverso e non con la lezione frontale. Io di questo Sì. sono Perché assolutamente certa. Sì. poi andrebbero istituiti setting un pochino più contenuti, appunto qua ne abbiamo 40, 50, quelli che sono, ed emergono chi ha voglia di mettersi in gioco. Ma il bello della biblioterapia è che una volta che crei un laboratorio, in una maniera o nell'altra, riesci a coinvolgere tutti. Infatti, anche perché Sì. io volevo soltanto chiederti Prego. scelta dei libri, perché intanto hai parlato di letteratura consolatoria del Medioevo, ma in questo periodo, ad esempio, io ci penso molto alla letteratura consolatoria, cioè quante volte no, vorrei, come Martin ha letto Cecità, dico vabbè, adesso mi ributto nella rilettura di un libro. Poi dico, no, non ce la faccio, voglio leggere qualcosa di più leggero, perché così mi distraggo un po', o quantomeno il pensiero va nel rosa, insomma. Oppure, Sì. come diceva Sara o prima Silvia, no, non mi ricordo se era Silvia, a proposito, dice, a me piacciono no, Sara, i thriller, eccetera, oppure appunto cambio completamente genere letterario che non mi è consono, ma che mi dà anche lì però evidentemente ho bisogno di qualcosa d'altro. Comunque, grazie perché guarda, è stata un'ora e mezza veramente molto proficua e penso che per i ragazzi sia stata veramente non so quanti di voi avessero già sentito prima della biblioterapia o comunque a prescindere, insomma, proprio in introdurre l'argomento della lettura in questa maniera, perché io caldeggerò fortemente a scuola una cosa del genere. Marco, poi ci darai Grazie. informazioni a proposito di questo corso che si terrà a Roma, ci tengo Sì, particolarmente. in realtà lo stiamo preparando e presumo Poi che poi il ti darà la. CEPEL farà pubblicità, adesso non so ancora in che modalità, ma certamente. Va benissimo. Sì, Io perché. spero tanto che Marco Dalla Valle tornerà ancora qui nella biblioteca online o in presenza.
Lo spero. Speriamo dopo la pausa estiva un altro incontro, mi farebbe molto piacere. Ci pensiamo, dai. Io intanto ringrazio tutti, in realtà anche solo quelli che sono rimasti in ascolto, ringrazio i ragazzi che mi hanno aiutato a dialogare insieme per capire meglio cos'è la biblioterapia, e a tutti quanti dedico questa lettura, che in realtà è una lettura che viene da una lettrice che vecchia ormai, questa lettura, che girava su internet. Non disdegniamo la possibilità di tirar fuori letture anche da lì, ma che contiene tutto il succo dei lettori, soprattutto giovani, ma non solo, perché chi legge rimane giovane per sempre. Esci con una ragazza che legge. Esci con una ragazza che spende il suo denaro in libri anziché in vestiti. Lei ha problemi di spazio nell'armadio, ma perché ha troppi libri? Esci con una ragazza che ha una lista di libri che vuole leggere, che ha la tessera della biblioteca da quando aveva 12 anni. Trova una ragazza che legge, la riconoscerai, perché avrà sempre un libro ancora da leggere nella borsa. È quella che scruta estasiata tra gli scaffali della libreria e che non trattiene un grido di gioia quando trova il libro che cerca. Se la scopri ad annusare le pagine di un vecchio volume in un negozio di libri di seconda mano, è una lettrice. Non può resistere dall'annusare le pagine, specialmente se sono ingiallite. Lei è la ragazza che legge mentre aspetta in quel caffè sulla strada. Se dai una sbirciatina alla sua tazza, ti accorgerai che la panna galleggia in superficie perché lei è troppo assorta per bere il suo caffè, già persa nel mondo dell'autore. Siediti, forse ti lancerà un'occhiataccia perché la maggior parte delle ragazze che leggono non amano essere interrotte. Chiedile se le piace il libro. Offrile un'altra tazza di caffè. Dille ciò che pensi di Murakami. Vedi se sta leggendo il primo capitolo di Fellowship. Chiedile se ama Alice o se vorrebbe essere Alice. È semplice uscire con una ragazza che legge. Regala le libri per il suo compleanno, per Natale e gli anniversari. Falle il dono delle parole, in poesia, in musica. Regalale Neruda, Pound, Sexton, Cummings. Falle sapere che tu comprendi che le parole sono amore. Sappi che lei conosce la differenza tra libri e realtà, ma che sta cercando di rendere la sua vita un po' più simile al suo libro preferito. Non pensare che sia colpa tua, ha bisogno di essere stimolata in qualche modo. Mentile. Se comprende la sintassi, capirà perché devi mentirle. Dietro le parole c'è di più: motivazione, valore, sfumature, dialogo. Non sarà la fine del mondo. Deludila. Perché una ragazza che legge sa che al fallimento segue il raggiungimento della vetta. Le ragazze come lei sanno che tutto è destinato a finire, ma che è però sempre possibile scrivere un seguito. Ricominciare più e più volte ed essere nuovamente gli eroi protagonisti della propria storia. Sa che nella vita si possono incontrare persone negative. Perché quindi essere spaventati da chi è diverso da te? Le ragazze che leggono comprendono che le persone come i caratteri si evolvono, eccetto che nella serie di Twilight. Se trovi una ragazza che legge, tienitela stretta. Quando la sorprendi alle 2 di notte, mentre piange sulle pagine di un libro, preparale una tazza di tè e abbracciala. Potresti perderla per un paio d'ore, ma tornerà sempre da te. Lei parla come se i personaggi del libro fossero reali, perché per un po' lo sono stati. Chiedile la mano su una mongolfiera o durante un concerto rock, o molto casualmente la prossima volta che lei sarà malata. Su Skype le sorriderai e ti domanderai perché il tuo cuore ancora non abbia preso fuoco e non ti sia esploso nel petto. Scriverete la storia delle vostre vite. Avrete bambini con strani nomi e gusti persino più bizzarri. Lei insegnerà ai vostri figli ad amare Matilda e Aslan, forse nello stesso giorno.
Camminerete insieme attraverso gli inverni della vostra vecchiaia e lei reciterà Keats sottovoce mentre tu scrollerai la neve dai tuoi stivali. Esci con una ragazza che legge perché te lo meriti. Ti meriti una ragazza che possa darti la più variopinta vita immaginabile. Se quello che puoi darle tu è soltanto monotonia e ore stantie e proposte a metà, allora è meglio che tu stia solo. Se vuoi il mondo e i mondi oltre ad esso, esci con una ragazza che legge, o ancora meglio, esci con una ragazza che scrive. Io vi Bellissimo. ringrazio per essere stati con me e spero davvero che questo mio messaggio di amore per i libri e utilità davvero nell'ambito del benessere dei libri vi sia arrivata. Se qualcuno è interessato alla biblioterapia, il mio sito è appunto biblioterapiaitaliana.com. Se avete bisogno di un consiglio, anche di libri, volentieri, voi trovate il mio indirizzo, se mi contattate rispondo sempre a tutti, non è assolutamente un problema. Anche per qualche domanda, se i ragazzi hanno qualche domanda particolare che vogliono girarmi perché nel frattempo gli è venuta in testa anche di tipo tecnico sulla biblioterapia, sempre benvenuta, assolutamente. Ti ringrazio moltissimo per questo pomeriggio meraviglioso e sono molto contenta nel vedere anche l'attenzione che hanno avuto e l'interesse che hanno avuto gli studenti. E do appuntamento a tutti con speranza che Marco Dalla Valle ritorni con noi tra qualche mese. Do appuntamento a tutti per la prossima lezione che sarà appunto martedì 22. Ci saranno Marco Menardo per la prima parte della lezione e la dottoressa Antonella Agnoli per la seconda parte. Io approfitto, scusami, spero di non averti interrotto, ma vedo che Sara ha alzato la mano e forse voleva chiedere qualcosa. Oppure è stato un. In realtà volevo solo dire una cosa, non era una domanda, però cioè, posso anche dirla dopo. Prego, dillo. No, è che mi è stato detto anche da professori, non so se ci sono professori in ascolto, mi sembra di sì, e mi ha colpito molto questo, cioè mi ha dato particolarmente fastidio perché mi è stato detto mentre leggevo un fumetto, ma perché non ti leggi un bel libro? E volevo invitarvi invece a leggere dei fumetti perché sono proprio quelli che mi hanno invece dato tantissime lezioni di vita e mi hanno proprio, cioè, mi sono rimaste veramente impresse anche rispetto a molti libri che ho letto, quindi vi invito a leggere più fumetti, anche che siano semplicemente text, Diabolik, classici o Topolino. Io non ho 76 di Diabolik, per cui ce li ho tutti. Guarda, Sara. Credo di aver letto Topolino fino ai miei 35 anni. L'abbonamento, ma quando arrivava, che bello! Guarda, Sara, a chi ti dice questo, chiunque sia, devi proprio spiegare questa cosa che a volte non è sentita. Lettore si diventa, c'è un passaggio. Tra l'altro, io parlo in verticale, ma c'è anche un passaggio in orizzontale, perché io posso anche leggere Topolino, leggere la Divina Commedia, leggere tutto quello che voglio in contemporanea e non c'è una classificazione. Guarda, io qua, per parlare di, oltre ai fumetti, io fatalità, parlando anche di quello che può passare, questo qua è un graphic novel su Charlotte Salomon, una ragazza, un artista che ha superato tutta una serie di difficoltà attraverso l'arte che è morta in un campo di concentramento. Quindi quello che hai disegnato non è banale. Non è banale quando è Topolino, su cui io ho imparato a leggere, che non avrei potuto fare a meno, ma non è banale neanche quando semplicemente vediamo dei disegni, perché dentro può esserci un contenuto davvero intenso, che poi può portarmi a leggere, ma a parte che chi viene a dire a te di leggere qualcos'altro invece del fumetto che leggi delle robe di queste dimensioni? Vabbè, comunque è lo stesso. Quindi si è anche sbagliato, posso dirlo. Grazie, Sara. Allora, volevo appunto dire che martedì prossimo la prima parte della lezione sarà con Marco Menato, la seconda parte con Antonella Agnoli, che
che parlerà del futuro delle biblioteche e credo vi farà progettare insieme a lei una biblioteca, perché lei ama coinvolgere gli studenti nella costruzione di una biblioteca. E quindi credo che anche la lezione del prossimo martedì potrà essere interessante, diversa e coinvolgente. E con questo io interrompo adesso la registrazione. Ecco.